Il lavoro nella Costituzione è l'argomento che ha scelto la CGIL di Bari, se ne discute nell'aula consiliare del comune di Senicandro. Vincenzo Bavaro, docente di diritto del lavoro all'Università di Bari, quanto è importante discutere di questo argomento, farlo con i cittadini, con le cittadine, in vista anche di un importante appuntamento. Il diritto al lavoro che è sancito nella nostra Costituzione ha dei pilastri fondamentali. Il lavoro è il fondamento della Repubblica Democratica, come dice l'articolo 1 della Costituzione. Discutere di lavoro nella Costituzione in occasione di una campagna referendaria come questa ha la sua ragione. Non perché le norme oggetto di referendum e di cambiamento nella proposta di riforma costituzionale riguardino direttamente il lavoro, ma esse riguardano l'architettura istituzionale e le forme della partecipazione democratica alla vita del Paese. La semplificazione proposta dal governo con questa riforma, la velocizzazione, danneggia le ragioni del lavoro, perché danneggia le ragioni dei corpi intermedi, del sindacato, così come delle associazioni di imprese, di poter partecipare al processo legislativo. C'è un'idea, cioè, di velocizzare il processo decisionale, senza tenere conto che talvolta la velocità impedisce la partecipazione di soggetti che sono i portatori degli interessi. Parlare di lavoro nella Costituzione, anche se non si cambiano le norme direttamente implicanti il lavoro nella Costituzione, significa farlo in un referendum come questo e significa che le ragioni del lavoro implicano anche una posizione, a mio parere, favorevole per il no. Il lavoro è uno dei cardini della nostra Costituzione. Quanto è importante difenderne i diritti? Non c'è dubbio, i principi fondamentali della nostra Costituzione, a partire dall'articolo 1, l'Italia fondata sul lavoro, l'articolo 3, l'articolo 36, sono quei principi fondamentali che hanno incardinato la riforma dello Statuto dei lavoratori. E quindi anche in questa circostanza va difesa la Costituzione, perché tutte le volte che ci allontaniamo dalla Costituzione si sono fatti dei grandi danni ai lavoratori, a partire dal Jobs Act e anche dall'istituzione dei voucher. Sono quelli proprio gli elementi di negazione dei principi fondamentali della Costituzione e della dignità dei lavoratori.